Come dicevano i romani, pecunia non olet, il denaro non ha odore. Come diceva non so chi, predica bene ma razzola male. O meglio, in questo caso, predica male, razzola bene. Mi riferisco alla Fondazione Luigi Einaudi Onlus di Roma, a cui attraverso l'ultima legge di bilancio sono stati assegnati 250.000 euro all'anno allo scopo di sostenere la digitalizzazione dei fondi archivistici in possesso dell'istituzione. Nulla di male, se non fosse che quei 250.000 euro sono spesa pubblica, magari ottenuta anche facendo deficit o magari aumentando anche il debito pubblico. E quindi nulla di male, torno a dire. Nulla di male se non fosse che la Fondazione Luigi Einaudi sul suo sito internet pubblica roba tipo questa. La spesa pubblica in Italia non è la soluzione del problema, è il problema, con problema scritto bello maiuscolo a mo' di urlo. Questa fondazione, spieghiamolo bene, condivide naturalmente quell'impostazione, dal momento che rientra in un perfetto stile neoliberista, ovvero ridurre, marginalizzare il ruolo dello Stato all'interno dell'economia, partendo ovviamente dal taglio della brutta, cattiva spesa pubblica. Per concludere, i nostri amici della Fondazione Einaudi però dovrebbero anche dire, a onor del vero, che la spesa pubblica è il problema, tranne quando riguarda noi stessi.